Vito Cagli è uno dei grandi clinici romani. Pochi come lui hanno saputo spiegare e interpretare la medicina interna, la nascita della clinica e la sua crisi, il problema della diagnosi, parlare della medicina come strana scienza. Per il nostro congresso FADOI 2022 gli abbiamo chiesto di raccontare i grandi clinici, i grandi internisti e fare anche un po' di storia della medicina interna. Vito, cominciamo da Augusto Murri. Sì, cominceremo certamente da Augusto Murri, ma prima lasciate che io vi ringrazio per essere qui insieme a voi e per essere soprattutto insieme al vostro presidente, che, a cui mi lega un'amicizia di oltre 40 anni. Dario carissimo, un abbraccio davvero sentito e adesso cerco di rispondere alla tua domanda. Non è una domanda facile, dicono tutti così, ma io vi posso dire soltanto una cosa per cominciare, che Murri più lo studi e meno lo capisci, perché Murri ha avuto una vita di contrasto. Intanto ha imparato una cosa, ha imparato a dire molto spesso no. Gliene ha insegnato suo padre, che nella questione romana si schierò dalla parte sbagliata, cioè dalla parte dell'Italia, del Regno d'Italia, e che quando perse dovete emigrare in Grecia, scompaginando un po' tutta quanta la famiglia. Ma poi Murri ha avuto anche un'educazione medica un po' strana. Intanto ha cominciato a Camerino e ha finito a Firenze. E già questo cambiamento lascia un po' sbalestrato anche per le diverse qualità di questi due istituti accademici. Quali sono gli aspetti positivi della figura di Murri? L'impegno nel processo della diagnosi? Ecco, io credo che l'aspetto positivo sia quello forse un po' più difficile. Murri scoprì, diciamo così, la cosa forse più importante della sua vita, la scoprì proprio in condotta. Lui lo dice, sento ancora brivido freddo corrermi lungo la schiena. Ricordo che ero vicino a un malato presto a morire e che tutto questo si svolgeva in cima alla montagna e non sapevo che fare. Dovevo fare un salasso oppure no? Ecco, in quel momento avrebbe avuto bisogno di qualcheduno che lo aiutasse a prendere una decisione e che fosse capace di interagire con lui, e invece non c'era niente. Scoprì quello che era il difetto principale del medico condotto, che non è, come si è detto, la povertà, il disagio. Sì, quelli sono gravissimi, ma più grave ancora è la solitudine del medico. Come fu il salto dalla condotta alla clinica medica? Questa è una bellissima domanda. Murri fece queste tre condotte sull'Appennino marchigiano e furono una prova durissima, in cui però scoprì una cosa. Scoprì il valore del retto pensare, cioè scoprì il valore di sapere ben ragionare bene. Ma ci fu una quarta condotta a Civitavecchia, e il sole di Civitavecchia gli portò bene perché lo rimise in contatto con un personaggio della grande Roma. Quest'uomo era Baccelli. Baccelli è stato uno dei grandi medici di Roma e, tanto per dirne una sola, ha costruito il nostro policlinico, che vecchio pur com'è, è sempre un monumento
alla forza, alla bellezza, all'alta tecnologia che nel 1903 lo inaugurarono. Purtroppo oggi è un po' decaduto, diciamo la verità, ma quell'impulso che dette la costruzione di questo nuovo grande policlinico ammirato in tutta Europa fu grande su tutta la medicina italiana. Quando si rincontrarono, Baccelli aveva memoria di alcuni lavori scientifici di Murri giovane che l'avevano molto colpito a suo tempo e volle riprendere contatto con quest'uomo e aveva l'interesse, aveva la curiosità. Vedete com'è bello questa cosa, no? Senza che ci fosse l'interesse detto in altra, con un altro senso, un altro significato. Questi uomini cercavano sempre e questo giovane era davvero meritevole. E lui gli disse, vieni con me, ti porterò alla cattedra. Murri gli credette. E così nel 1870, dopo che l'università era passata dalla Chiesa al Regno d'Italia, Baccelli poté nominare Murri suo aiuto e in qualche anno lo portò alla cattedra. Purtroppo per gli accademici questo era, non era una buona presentazione, perché era il marchio di uno che, come si dice ancora oggi, in modo forse un po' crudele, è uno che non è dei nostri. Molte persone non hanno capito che il mondo gira e che girando il mondo cambiano le filosofie. E tutto il Medioevo fu pieno di filosofia in medicina. Perché? Faute de mieux, direbbe un francese. Per mancanza d'altro, per mancanza di medio. Dovevano riempire con qualche cosa e la riempirono con la fume del loro pensiero. La fume del pensiero suscita idee, ma le idee devono farsi fatti prima di essere presentate nella gola della scienza. E poi c'è sempre questo desiderio di sporcare le cose belle, di non vedere la bellezza di un giovane che davvero era un giovane di grandi meriti, come dimostrò lungo tutta la sua vita, essere scelto finalmente solo perché capace, perché poteva dare qualche cosa, un impulso nuovo. Da Augusto Murri a Cesare Frugoni passano non soltanto tanti anni, ma anche sono due figure diverse e due modi diversi di intendere la clinica e la medicina interna. Parliamo di Cesare Frugoni, che tu hai anche conosciuto personalmente. Frugoni è un uomo diverso, non ha bisogno di questo. Frugoni nasce, diciamo così, baciato dal sole. È un bell'uomo di una famiglia importante. Il padre è un generale dell'esercito che lo raccontava molto, fa tutta la sua carriera all'ospedale di Santa Chiara e all'università di Santa Chiara a Firenze, poi va in cattedra prima lì a Santa Chiara a Firenze e poi per 7 anni a Padova come clinico medico, che furono, egli racconta, i più belli anni della sua vita. E fino ad arrivare nel 31, a 1931, a Roma. Frugoni si trova proprio all'apice della sua carriera e anche lui ottiene dei successi notevoli, che io posso riassumere un po' con testimonianze personali, perché Frugoni aveva due modi di fare lezione. Un primo modo era la lezione cattedratica,
E questo modo della lezione cattedratica, un grande show, ma questo per capire che era un grande show, ci misi forse 30 anni. Ecco, guardatevi dai giudizi superficiali. Perché? Perché in questo tipo di lezione era un tipo tutto basato sulla diagnosi differenziale. Ora siamo tutti medici e tutti sappiamo cos'è la tecnica della diagnosi differenziale. Soltanto che quando il medico diventa più esperto, si fa una domanda e dice: ma io arrivo davvero a fare la diagnosi escludendo tutte le altre? Ma al più la diagnosi differenziale può essere come la prova quando eravamo alle elementari, si faceva fare un calcolo e poi c'era una parte che era la prova, ecco, e per conferma, diciamo, ma non era quello il modo, ma fu il modo con cui io entrai al quarto anno, e non avrei dovuto, come interno nella clinica medica, come studente interno nella clinica medica, perché era affascinante. C'era un fascino così potente che in un ragazzo come me, in cerca di tutto, direi, quando si è giovane si cerca tutto, si cerca, e non si sa cosa veramente vogliamo, se non io questo lo sapevo, essere medico. Essere medico, non fare il medico, perché chi fa il medico non fa nulla, bisogna assumere quella veste, quella personalità, quella sensazione e soprattutto quel senso del dovere. C'è un episodio che è importante e che chiarisce molte cose. Dunque Fruni viene chiamato a visitare Benito Mussolini. Una diagnosi lunga che poi è stata ripresa dopo la morte, perché per vedere se lui avesse un'ulcera dello stomaco, un cancro dello stomaco, se l'ulcera fosse gastrica o fosse duodenale. Che alla fine della visita si avvicinò il segretario del Duce e gli disse: lei, professore, adesso che ha visto Sua Eccellenza, lo prenderà in cura come se fosse il suo marito curante, non è vero? E lei gli rispose: no, mi dispiace doverla deludere, ma io non posso farlo. Io sono il titolare della cattedra di clinica medica, che è già una cosa molto pesante, e quindi non posso assumermi l'onere di essere presente tutti i giorni accanto a questo malato. Manderò il mio aiuto e se ce ne sarà bisogno tornerò a vederlo. Ecco, un altro incontro importante fu quello con Togliatti dopo l'attentato, sì, di Pallante. Sì, quando Pallante sparò in testa a Togliatti, fu portato ovviamente al Policlinico. Al Policlinico lo aspettavano l'equipe chirurgica, che allora era guidata da Paolucci, e con lui c'era un giovanissimo figlio di Fruni che si stava avviando a fare il neurochirurgo, quindi partecipò all'intervento. Quando Fruni entrò nella camera di Togliatti, Togliatti era in quella situazione un po' di dormiveglia, come dopo un intervento chirurgico, un'anestesia, un grave trauma, così, e Fruni si informò sugli stati di salute e probabilmente deve avergli detto qualche cosa del genere, solo lei poteva frenare ciò che si stava per scatenare in Italia.
ha chiesto agli altri rispondere, gli uomini vanno giudicati dai fatti, e concluse Fulgoni, non dalle parole. I tuoi incontri, due aneddoti di tuoi incontri con Cesare Frugoni. Dunque, il mio primo incontro diretto, diciamo, dopo quello della prima lezione che ascoltai e che decise della mia vita, perché io dissi voglio essere come lui, fu una diversa sensazione, perché essendo io marchigiano, molti marchigiani che volevano farsi visitare da Frugoni volevano che fossi io a accompagnarlo. E tu conosci il professore, accompagnami tu, e io li accompagnavo volentieri. Allora mi ricordo la prima volta che entrai nella stanza della visita e poco dopo apparve questo bel signore dall'aspetto già di per sé molto imponente, importante. Era un uomo alto, dritto, era un personaggio molto elegante, però rimane stupito, non aveva il camice. E poi io l'avevo visto in clinica, e in clinica il camice lo portava sempre, forse per, giustamente, per obbedire alle regole dell'igiene, agli ordini che erano impartiti dalle autorità sanitarie. Ma lì, a casa sua, nel suo studio, faceva come credeva giusto. E lui non credeva giusto mettersi questo camice bianco che lo separava da questo malato. Lui non voleva essere il medico, voleva essere l'amico che soccorre. E soccorre nel suo modo. Essendo medico, fa il medico, ma non vuole che questa qualifica di medico pregiudichi tutto il resto e offuschi tutto il resto. No, sono due amici che si incontrano, è l'uno che deve aiutare l'altro. Hai avuto anche degli incontri, delle cene, no? Con Sì. Frugoni. Pare che una volta tu dicevo, ho avuto il coraggio di fargli una domanda. Sì, questa veramente fu una cena molto bella perché il professor Fugoni invitò tutta la redazione del giornale Il Policlinico e ad andare a cena a casa sua, perché lui non solo era il direttore della clinica, ma questo perché era uso così, anche nella rivista Il Policlinico, e non era di quelli che mette la firma e basta, perché tante volte ci arrivavano sue telefonate o lettere in cui lui si faceva delle lodi o anche dei piccoli appunti sulla veridicità e l'opportunità di fargli una citazione e così via. E noi entrammo lì e eravamo quindi una dozzina di persone e dopo cena, o come si dice, a levare delle mense, c'era una conversazione molto vivace e io a un certo punto gli dissi, ma professore, mi dica la verità, ma lei davvero la medicina la sapeva tutta? Mi guardò un momento come un po' perplesso, forse avevo osato troppo, e poi mi disse, fino a un certo punto della mia vita, sì, dopo non è stato più possibile. E questo finalmente mi levava un peso dal cuore, perché io non riuscivo a capire come potesse un uomo solo avere a disposizione le conoscenze su tante
malattie così diverse. Nel 1951 Frugoni fece la sua ultima lezione di clinica medica. Tu eri presente, cosa ricordi di quel giorno? Niente, non ricordo niente. Se uno mi dice, ma di che cosa parlò quella lezione? Non lo so, però stampate nella memoria sono quello che dice alla fine della lezione. Dice, questa è la mia ultima lezione. Ed ora lasciatemi uscire così, senza una parola, senza un applauso. Noi ci alziamo tutti in piedi, Frugoni lentamente, seguito dai suoi collaboratori più stretti, si avviò verso la porta e uscì. E io vidi quella aula che era rimasta deserta e pensai da chi e come sarebbe stata riempita. Allora Vito, dopo questa storia della medicina interna e della clinica medica, io vorrei che in conclusione tu mandassi un messaggio ai giovani internisti. La FADOI ha tanti iscritti, la metà hanno meno di 40 anni. Che messaggio può dare un grande clinico come te ai giovani internisti, ai giovani medici? È sempre qualcosa di difficile consigliare gli altri. Consigliare degli altri che poi non si conoscono. Sono tanti e diversi tra loro. Io me lo immagino, questa popolazione di ragazzi che stanno già al terzo, al quarto anno di medicina e dicono, ma io che cosa posso fare? Cosa farò? Ci vuole una preparazione che vada un poco al di là della medicina. Io sono preoccupato quando uno vuole fare l'intervista e conosce poco di tutto. Io credo che bisogna anche che conosca la vita, perché si può essere medici, per esempio, estremamente giovani. Non è facile. Ci sono decisioni, ci sono orientamenti, ci sono prese di posizione che nella prima giovinezza spesso sono diverse da quelle che abbiamo poi nella maturità. Quindi cercare di essere maturi e in questo è la mia suggestione. È studiate, 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 ma attenzione, perché non basta studiare. E allora dice, fate una pratica intensiva, ma anche qui fate attenzione, perché chi si innamora di pratica senza scienza è come nocchiero che si nutre nel mare senza la bussola. E l'internista è il medico della complessità. E come governi la complessità? Per prima cosa la devi vedere, devi capire che è complessa. E poi l'altra cosa, sono due cose che dovete avere ben piantate nel vostro essere. Primo, questo della complessità. E la seconda cosa, che è il senso dell'etica. Guardate, c'è una frase di Murri, si dice, primo dovere, ascoltate la parola una per una, perché sono tutte gocciole di verità, primo dovere, due parole grosse, eh? Primo dovere di ogni medico è di chiedersi sempre, ma perché io debbo credere questo?
guardate, questo non è altro che l'EBS, l'Evidence-Based Medicine, 100 anni prima, ma con un'altra temperie. Qui c'è un'attenzione al io devo, e quando io devo, amici cari, entra in un campo che come si chiama se non filosofia? Kant che cosa ci dice? Sono tutti filosofi questi qui. Vogliamo fare a meno? Vogliamo fare a meno del cielo stellato sopra di noi e del senso morale dentro di noi? Facciamola. Nascerà una medicina tecnologica, una medicina in cui le persone guariranno ma non vi saranno grate. Io voglio una medicina in cui ogni malato avverta la gratitudine. Grazie Vito per quello che ci hai insegnato, che continui a insegnarci, per quello che sei e per quello che sei stato per tutti noi. Grazie davvero personalmente a nome di tutti gli internisti. E io ringrazio te, carissimo Dario, e finalmente mi dico, ho raggiunto uno dei miei obiettivi, abbracciare il Presidente.